tutti, ben ritrovati, 12:32 minuti in questo istante, sempre qui in diretta su Milano News, con una nuova puntata di Good Morning Milano, puntata del venerdì, chiudiamo questa settimana in vostra compagnia. Apriamo la puntata dando un'occhiata ai livelli di inquinamento atmosferico in questo momento sulla nostra città, il rilevamento dato da Arianna, il vaso di Wise Air che con un sensore ci dà il livello di PM2,5 in tempo reale, è di 33 sulla città di Milano, appunto un dato che viene dato dalla media delle 100 arianne installate a Milano sui balconi, sui terrazzi dei cittadini che sono diventati proprio ambassador di Wise Air, e quindi appunto in questo momento sulla città di Milano 33 microgrammi per centimetro cubo, per metro cubo, scusate, il livello del PM2,5. È venerdì, andiamo avanti con, o meglio, apriamo con il nostro ospite del venerdì. Si parla di digitale, si parla dei webinar e eventi digitali da non perdere, ovviamente tutti online, anche con l'arrivo della molto probabile zona arancione da lunedì, ormai quasi sicura, e quindi Andrea Romoli, buongiorno. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, sempre più digital e meno digital esatto, sono gli eventi della settimana. Di cosa ci parli quest'oggi? Guarda, è una settimana sì, che ci sono, in cui ci sono alcuni webinar interessanti. Iniziamo subito lunedì 1, un primissimo appuntamento è l'Open Innovation Academy, che è organizzata da Solombarda e Genio Impresa, ed è una serie di incontri, una serie di workshop che ha l'obiettivo di diffondere la cultura dell'Open Innovation in Italia. Parteciperanno tra le altre Alvise Biffi, che è consigliere del Comitato Settore Industriale di Novap, Luciano De Propris, che è Head of Innovation di Open Italy, Federica Garbolino, responsabile dell'ufficio Mercato e Servizi in Vitalia, Antonio Ghezzi, che è un professore associato del Politecnico, se non ricordo male, e Pier Antonio Macola, che è il presidente di SMAU, e Stefano Venturi, che è il vicepresidente della logistica, trasporti e startup a Solombarda. Per cui senz'altro un evento molto interessante e molto stimolante. Questo lunedì alle 10 del mattino, lunedì 1 marzo alle 10 del mattino. Okay. La sera invece un nuovo format che ha già avuto una prima puntata, che si chiama Display Live, sarà pubblicato direttamente in streaming sia su notizie.it sia sui canali ufficiali appunto di displaylive.it, ed è un format nato da un'idea di Michele Francese, che è uno degli organizzatori del Heroes of Maratea, e appunto l'obiettivo è quello di portare la comunicazione in televisione, e per la seconda puntata l'argomento sarà il crowdfunding. Dopo, sì, per cui senz'altro molto interessante. Ci saranno anche degli ospiti internazionali, Scott Simpkin, che è un campaign associate di Seeders, che è una delle principali piattaforme di crowdfunding europee, Francesca Passeri e Giancarlo Giudici del Politecnico di Milano, Luigi Di Paci della Bicocca, Dario Giudici di Mama Crowd e tanti altri che interverranno durante il format. Uno dei co-conduttori è Mario Moroni, speaker e imprenditore digitale. Martedì, il maestro Moroni, devo tanto a lui se sono qui. Mario Moroni è un grande. Martedì nel pomeriggio alle 6:30 Alessandra Lomonaco e Valentina Lobruzzo organizzano un webinar che è Nuovi finanziamenti per donne che fanno impresa, quindi è un webinar dedicato a donne imprenditrici. E appunto è cruciale in questo momento incentivare le donne a intraprendere un'attività imprenditoriale, e questo è un webinar che appunto che si pone l'obiettivo di colmare il gap per quanto riguarda i nuovi finanziamenti dedicati all'imprenditoria femminile. Per cui senz'altro un webinar molto interessante da seguire senz'altro. Mercoledì 3 marzo vi segnalo alle 14:30 organizzato da DPixel l'impresa di fare impresa nell'epidemia. Un appuntamento dedicato al retail, al mondo del retail, in cui ci saranno imprenditori, imprenditrici che racconteranno idee di successo che hanno saputo guidare in questa condizione appunto di incertezza. Intervengono Antonio Ragusa, che è CEO e co-founder
di una delle società, di una delle società più importanti appunto del retail, Chiara Rota che è di My Cooking Box e tanti altri partecipanti, appunto tanti altri professionisti che partecipano a questo format. La sera alle 17 vi segnalo aperitivo AI. È un aperitivo che si pone di rispondere ad una domanda abbastanza particolare, che è: l'intelligenza artificiale è davvero alla portata di tutti? E per farlo interverranno alcuni esperti, tra cui Nicoletta Boldrini, giornalista e divulgatrice indipendente, Davide Giarolo, che è co-founder e CEO della startup Klondike, e il tutto sarà, il moderatore di questo nuovo format sarà Alex Roggero, che co-founder di Klondike AI e CBO di VTE Next. Giovedì vi segnalo un evento particolare, è dedicato agli sviluppatori, alle 17 del pomeriggio, alle 5 del pomeriggio, si chiama DevCast Italian Edition e sono 2 ore ogni settimana all'insegna di talk tecnici, quindi sessioni di Q&A e update sulle ultime tecnologie. Il tutto è organizzato sotto il cappello di CodeMotion, quindi senz'altro un evento da non perdere, senza ombra di dubbio. Venerdì 5 marzo alle 9:30 vi segnalo Web Day 2021, una Web giornata days. per parlare di sviluppo web e Ok. tutto, a tutto tondo, dal front-end al back-end, includendo quindi anche frameworks, cloud, intelligenza artificiale, tutto ciò che serve per sviluppare un sito. E per finire, domenica alle 11 una diretta sulla pagina Facebook di Freelance Network, in cui interverranno tre professioniste del network: Barbara Reverberi, Deborah Montoli e Simonetta Pozzi, che presenteranno i nuovi corsi dell'Academy, appunto, di Freelance Network Italia. Chiarissimo. Allora, Andrea, tanti vedo gli appuntamenti comunque in calendario. Ormai ci siamo abituati a queste nuove modalità, e infatti si continua a produrre interessanti serate e modalità. Ce l'hai fatta alla fine entrare in Clubhouse o no, al tuo Non proposito? Non ancora, non ancora, adesso allora ancora ci lavoriamo, sto dai. Cercasi smartphone Apple per Andrea Romoli per farlo entrare in Clubhouse. Adesso cerchiamo, mettiamo un SMS solidale, troveremo il modo di aiutarti, dai. Andrea, io ti chiedo, a differenza delle scorse volte, di rimanere collegato con noi, Certo. perché il prossimo ospite voglio fartelo conoscere, quindi fra pochissimo ci rivediamo collegati insieme, va bene? Va bene. Ok, prima però, appunto, per dare in modo anche alla regia di preparare tutti i collegamenti, sentiamo l'incursione di oggi, l'incursione poetica di oggi delle foche parlanti. Quest'oggi a Celia Ionac con la sua incursione poetica. Le belle donne si chiedono dove stia il mio segreto. Io non sono attraente e non ho misure da modella, ma quando comincio a raccontare pensano che io stia dicendo bugie. Io dico, è nell'estensione delle mie braccia, nelle curve dei miei fianchi, nell'andatura del mio passo, nel ricciolo delle mie labbra. Sono una donna fenomenale. Una donna fenomenale, questa sono io. Io dico, è il fuoco nei miei occhi e il bagliore dei miei denti, l'ondeggiare del bacino, la gioia nei miei passi. Sono una donna fenomenale, questa sono io. Grazie mille ad Acelia Ionac, grazie mille alle foche parlanti. Chiudiamo la settimana anche con loro, ma le ritroveremo lunedì con le incursioni poetiche. Speriamo di vederle prima o poi anche di nuovo dal vivo in una delle loro serate, magari in modalità digital, ma comunque che portino il loro supporto alla poesia e a tutto il movimento milanese della poesia. Li vedo collegati con noi, eccoli lì collegati. Non so perché non hanno io, ok, eccoli qua. Sto parlando di Andrea Romoli, che abbiamo appena salutato, ma soprattutto Francesco Facchini. Buongiorno a entrambi. Buongiorno, buongiorno ad Ciao. Andrea, piacere di vederlo per la prima volta, anche se virtualmente, anche se lo vedo comparire
in ogni tipo di social, tranne Clubhouse. Però voglio dirti, Andrea, c'è Dive, che è un Clubhouse per Android. Quindi adesso entrerò anch'io, poi magari ti tiro in mezzo, e così sarai ancora più avanti di Fabio. Ti ringrazio, piacere mio di conoscerti. Ma sicuramente sempre più avanti di me, perché se no non lo inviterei al venerdì a raccontarci tutto quello che succede nel mondo digital, perché è uno che non si perde un momento. Andrea, ho voluto appunto farti conoscere Francesco, perché Francesco quest'oggi ci presenta un libro molto interessante che secondo me non può mancare nella tua libreria, giusto Francesco? Sì, si chiama Smartphone Evolution e mi ci ha fatto pensare un collega. È praticamente il manuale di istruzioni che quando andiamo a comprare lo smartphone non troviamo più, non c'è più il manuale di istruzioni, o forse non c'è mai stato, perché pensavamo di sapere e pensiamo di sapere come si usa questo strumento. Però non è così, anche perché è un concentrato di tecnologia che in questo momento può permetterci di farci fare cose stupefacenti. Intanto grazie per la copertina del libro, ed è uno strumento con il quale, se ne abbiamo un uso consapevole, ci rendiamo conto di tutto quello che facciamo quando lo facciamo, possiamo ricostruire la nostra vita, rilanciare il lavoro. Insomma, io scrivendolo durante il lockdown, cioè ricorrono adesso i giorni in cui siamo finiti tutti chiusi in casa, avevo, come sai, perché li ho fatti anche nei vostri bellissimi ambienti, capitoli e capitoli di un manuale di mobile journalism, ho stracciato tutto per rivolgermi a chiunque volesse invece fare un uso consapevole dello smartphone per produrre contenuti e per fare tante altre cose. Andrea, poi dopo ti lascio andare alle tue cose, che so che hai tanto da fare. Volevo chiederti, nel mondo del digital che tu usi, appunto, che tu ci racconti, scusa, in cui tu vivi, lo smartphone è una propaggine del nostro corpo, immagino, giusto? Sì, indispensabile ormai, non possiamo più farne a meno. Qual è la cosa che hai visto fatta con uno smartphone che ti ha comunque ancora colpito ad oggi nel 2020-21, quello che siamo? La cosa che mi ha colpito è una bella domanda, una gran bella domanda. Ah, perché ormai siamo abituati, è proprio un'estensione della nostra mano lo smartphone, per cui vedere operazioni particolari ormai... Non ti stupiscono più, mi stai dicendo, in realtà. Cosa? Mi stai dicendo, in realtà, è una bellissima risposta la tua, perché mi stai dicendo in realtà che non ti stupisce quasi più, nel senso che lo dai quasi per scontato che si possa fare qualunque cosa con lo smartphone. Se vogliamo... il fatto che ormai ha raggiunto la qualità di definizione delle foto che compete senz'altro con una macchina fotografica anche di livello medio-alto. Ma non è quello solo questo. Ok, non è solo questo, per tutto appunto c'è Smartphone Evolution, con cui adesso appunto con Francesco andremo a più nelle viscere a capire bene che cos'è e cosa ci racconta. Andrea, io ti ringrazio tantissimo per essere collegato con noi. Ci vediamo venerdì prossimo allora. Ciao, grazie, buon weekend. Ciao Andrea, buona giornata. Ciao Fabio. Ciao Andrea, grazie mille. Allora, Francesco, dicevo appunto, non si stupisce quasi più ormai Andrea nel vedere che qualsiasi operazione si può compiere con uno smartphone. È così davvero? Qualsiasi operazione si può fare? Allora, sì. Però la cosa più stupefacente è che lo smartphone è la risposta delle domande che ti fai, è l'opportunità di avere conoscenza, di registrare dei dati, magari purtroppo anche di darli a qualcun altro, nel senso che quando noi stiamo a perdere tempo sulle nostre timeline dei social, dobbiamo ricordarci che stiamo arricchendo qualcun altro. Però anche di fotografarsi, di inventare nuovi passaggi per lavorare, di virtualizzare dei passaggi che prima
ci vedevano protagonisti di un rapporto fisico, farlo diventare un rapporto digitale, di iniziare delle relazioni professionali, anche personali, virtualmente, magari poi continuarle fisicamente, perché stiamo vivendo un cambiamento di epoca, stiamo vivendo un cambiamento di epoca per il quale l'uomo sta diventando un uomo digitale e stiamo entrando nell'era digitale. Fino adesso l'abbiamo subita. Lo smartphone è stato, come io amo definirlo, un'arma di distrazione di massa. Adesso però abbiamo passato tutti insieme un anno tragico per molti aspetti e abbiamo capito che potevamo fare e possiamo fare cose di valore con lo smartphone. Io e te, per esempio, abbiamo lavorato su un progetto insieme che andrà in scena oggi pomeriggio con lo smartphone, senza stare nello stesso posto, condividendo informazioni, lavorando sullo stesso documento, prendendo, togliendo, mettendo disegni, frecce, pensieri, creazioni, creatività. Cioè, siamo vivendo in un'epoca nella quale lo smartphone è il ponte per la connessione, l'interazione, la progettazione, il racconto, il rilancio e stiamo vivendo un'epoca nella quale piano piano cominciamo a usare consapevolmente questo telefonino in maniera, come dire, dando peso a quello che facciamo. Cioè io concludo il ragionamento e dico, abbiamo fatto cose anche estreme con lo smartphone. Cioè a me fa sempre impressione, lo ripeto sempre, perché mi fa impressione pensare che ci sono state persone che hanno salutato il proprio padre, la propria madre, ricoverato in ospedale per Covid con uno smartphone. E lo hanno potuto fare solo perché c'era lo smartphone, perché se no purtroppo questi reparti erano completamente off limits alla possibilità di vedersi, di interagire, di accarezzare il volto del proprio genitore per l'ultima volta. Benissimo, se abbiamo fatto queste cose, questa è una cosa assolutamente estrema, vi auguro di non averla mai fatta e di non doverla mai fare. Però, se abbiamo fatto queste cose, possiamo pensare in due modi. Possiamo metterci da una parte e dire, oddio, che brutto, ho salutato il mio genitore con lo smartphone, oppure, per fortuna, che avevo uno smartphone e l'ho potuto guardare in faccia l'ultima volta, no? Questo è quello che troviamo in parte in Smartphone Evolution. Cos'altro troviamo e chi dovrebbe leggere Smartphone Evolution? Allora, trovate una lunga chiacchierata che è piena di come si fa, piena un po' del nostro stile, anche lo stile che ti contraddistingue, Fabio, perché io e te siamo sodali da tempo e non siamo dei tecnici, siamo dei divulgatori, cioè non è che ci andiamo a impantanare in disquisizioni da nerd. Dico durante i passi, le righe, i paragrafi, i capitoli di questo libro, tante cose su come si può usare lo smartphone per fare determinate cose, partendo da che cosa? Dalla produzione di un contenuto. Benissimo, il nostro linguaggio adesso è il visuale, il nostro linguaggio è la foto, il nostro linguaggio è l'audio, sempre di più. Benissimo, partiamo da quello e poi diciamo, dico che quello è il linguaggio per fare che cosa? Per trovarsi un nuovo lavoro, per crearsi un nuovo mercato, per interagire con un pubblico, per organizzarsi la vita, per gestire il proprio tempo, per dimagrire, per esempio lo smartphone, ti do un consiglio, un consiglio spassionato del tutto, Sentiamo, perché sentiamo. sei. Lo so che sei molto magro ed è la Telecamera tendenza, però ingrassa. sono i 16 nonni che ti Sì, ingrassano. è quello. Perché è così? Perché se tu fossi in verticale, cioè, Sì, infatti se vado in onda su quando Instagram sono più magro. esatto. Ma io lo so questo, però io sono dimagrito 14 kg grazie allo smartphone. Come? Registrando le mie abitudini, quello che mangiavo e come mangiavo, quando mangiavo, a che ora mangiavo. E è vero, questi sono anche dati che viaggiano troppo facilmente per il web e magari mi profilano, ma è anche vero che la capacità di calcolo e la capacità di registrazione di questi smartphone che abbiamo tra le mani, che sono una potenza tecnologica degna di Cape Canaveral, ci dà la possibilità di fare tantissime fotografie di quello che siamo e di cercare nuove abitudini, magari migliori.
Com'è stato raccontare appunto l'evoluzione dello smartphone? Dove ti ha portato anche la ricerca di questa materia? E è una materia che apparentemente tutti quanti conosciamo perché tutti quanti abbiamo uno smartphone, ma come dicevi, appunto, non abbiamo il libretto di istruzioni, quindi in realtà quasi nessuno poi alla fine ha veramente coscienza di ciò che c'è in mano. Guarda, mi aggancio alla parte della risposta della domanda precedente e poi non ho risposto. Allora, questo libro è per tutti. Come è stato scriverlo? È stato semplice per un motivo molto molto banale che tu hai visto con i tuoi occhi, ma che chi leggerà il libro non sa. Lì dentro c'è la mia vita, c'è tutta la mia vita, c'è tutto il mio percorso di evoluzione di professionista, in questo caso del giornalismo, che aveva uno smartphone tra le mani, lo ha guardato in faccia e ha detto: va bene, come posso creare ricchezza, nuove cose, nuove possibilità, un nuovo lavoro, un nuovo linguaggio, nuovi contenuti con questa cosa qui? E ho preso questo arnese e l'ho praticamente l'ho fatto espandere dentro la mia vita e ho scoperto app, ho scoperto materie, ho scoperto culture, ho scoperto innovatori. Come sai, ho girato l'Europa per conoscere le persone che facevano innovazione, cambiavano modi e linguaggi di raccontare le storie video con lo smartphone. Ho conosciuto persone meravigliose che rompono gli schemi, no? Persone che hanno girato servizi televisivi con lo smartphone e non l'hanno neanche detto alla propria Proprio redazione che mittente. hanno fatto con lo smartphone, no? Francesco, allora ti Per faccio cui una domanda, è stato facile, ecco. visto che hai avuto modo di confrontarti con anche appunto realtà fuori dal nostro paese, questa penetrazione invece di distrazione, come dici tu, dello smartphone è una cosa solo italiana? È così in tutto il mondo? Come reagiscono dalle altre parti? Allora, lo smartphone è un'arma di distrazione di massa per tutti perché il capitalismo dei giganti della tecnologia si regge sulla cattura della nostra attenzione. Per cui siamo tutti quelli che hanno uno smartphone in mano al mondo, smartphone, non telefonino, cioè nel senso quindi connesso al web, sono costantemente attentati nella loro attenzione e distratti e portati ad andare con le notifiche e con quant'altro, ad andare a toccare il telefono per motivi che non sono consapevoli, cioè semplicemente per un trillo, una notifica, un bip bip che ti porta a prendere in mano questo telefono. Posso dirti che noi siamo dei compulsivi del telefonino, tocchiamo il telefono 150 volte al giorno, gli irlandesi lo toccano 57 volte al giorno, per cui è un po' anche la nostra natura di chiacchieroni, di parolai, di gente che saprebbe fare il governo meglio di chi ci governa e la nazionale di calcio meglio di chi la guida in questo momento, di gente che molto spesso tratta i social come il lettino dello psicologo o lo sfogatoio della propria frustrazione. Per questo motivo noi lo smartphone lo tocchiamo troppe volte e ne siamo vittime, vittime, vere e proprie Ok, c'è vittime. una soluzione a tutto questo? Sì, molto semplice. Spegnete le notifiche. Spegnete le notifiche, lo ridico, spegnete le notifiche. Perché dovete invertire il senso, e lo spiego molto bene, invertire il senso del percorso. Scusatemi, ho avuto un piccolo colpo di tosse, del percorso delle nozioni e delle informazioni che arriva verso di voi. Voi siete praticamente devastati da un fiume di dati che vi arriva addosso. Come si spegne questo fiume di dati? Spegnendo le notifiche. Allora, se non avete motivi primari, nel senso è notte, avete la madre 97enne che si ostina a vivere da sola, siete un chirurgo a cuore aperto in pronto soccorso, siete quelle persone che ci assicurano il presente e il futuro, ok. Se non lo siete, spegnete le notifiche e, secondo me, allenatevi a spegnere il telefonino, perché il telefonino è un ponte di comunicazione con il mondo, ma può essere tranquillamente spento, spento. Quando Ne non parli? Ne serve. parli in Smart Revolution di questa? Assolutamente, parto da questo presupposto. La prima cosa che dico è: userai bene il telefonino quando imparerai a spegnerlo perché non serve, a spegnerlo
A spegnerlo perché stai con l'amore della tua vita, a spegnerlo perché stai con tuo figlio, a spegnerlo perché stai a giocare al parco o a camminare sulla cucuzzolo di una montagna. Spegnilo, spegnilo, spegnilo. Oppure togli i dati, togli la connessione, magari lo devi usare per fotografare la bellissima vista. Usalo, ok? Ma non devi essere sempre per forza connesso, e quando devi essere connesso, devi essere consapevole, cioè consapevole della connessione, consapevole, devi essere consapevole del motivo per cui ti connetti, della cosa che devi fare. Quando spegnerete le notifiche, vi accorgerete che non attenteranno più alla vostra attenzione, ma sarete voi a stabilire il momento in cui andare a prendere il telefono per fare esattamente le cose che volevate fare con questo benedetto attrezzo. Dopodiché lo rimettete giù. Zitto, silente, fate quello che dovete fare e poi lo riprendete. Noi ogni volta che spostiamo il focus dell'attenzione perché una notifica ci arriva sul telefono, stiamo, così dicono le ricerche, tra i 24 e i 27 minuti a recuperare attenzione. Benissimo, avete così tanto tempo da perdere? Siete sicuri? Secondo me no. Per cui spegnete le notifiche, che non vuol dire fare meno dello smartphone, fare meno della connessione, perché è uno strumento eccezionale che a me, per esempio, mi ha ribaltato la vita e descrivo proprio come me l'ha ribaltata lungo questa lunga chiacchierata di Smartphone Evolution. E per cui, come dire, possiamo anche, ecco, dobbiamo invertire il flusso delle informazioni, ribaltarlo e essere noi a raccontare la nostra Chiarissimo. storia con i contenuti. Quando è il caso di raccontarla. Chiarissimo. Allora, siamo in chiusura. Dacci tutte le coordinate per trovare e saperne di più su Smartphone Evolution. Allora, Smartphone Evolution è uscito il 21 di gennaio ed è di Dario Flaccovio, editore, un editore che è magnifico, che ringrazio, perché ha anche proprio una visione del futuro della comunicazione che è veramente fuori dagli schemi. Si può trovare nelle principali librerie, soprattutto online, Amazon, IBS, Feltrinelli, Mondadori e quant'altro. Mi dicono che c'è qualche piccolo problema di distribuzione, anzi, non piccolo, perché i grandi gruppi sono in crisi, come le librerie Feltrinelli, oppure Mondadori stessa, che vi fanno ordinare il libro ma non ce l'hanno in magazzino. Per cui Amazon batte tutti in questo caso, e se volete trovarlo per avere il piacere di andare in libreria, l'editore mi ha detto che da Berkeley a Milano c'è sempre. Perfetto. Allora, Smartphone Evolution, appunto abbiamo visto la copertina, comunque metteremo anche i link ai tuoi siti in modo da poterti contattare nel caso qualcuno voglia saperne di più. Francesco, grazie mille davvero per esserti collegato con noi. Noi ci rivediamo poi questa sera perché abbiamo un bellissimo corso da tenere insieme, quindi vabbè, poi ne riparliamo stasera, sicuramente si farà accenno anche questa sera Smartphone Eh Evolution. sì, su Algoritmo Umano è un corso che tratta di come fare un podcast con un semplice smartphone tra le mani, perché, come dire, sta venendo anche l'era della voce, l'era di Clubhouse, l'era dei social, l'era dei Perfetto, podcast. allora impostando la voce, Francesco, io ti ringrazio e ti saluto e ti do appuntamento a questa sera. È stato un piacere, grazie. Grazie mille a Francesco Facchini di Algoritmo Umano, grazie mille davvero e alla prossima. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito da casa. È l'una, sono le 13:00 in questo istante, venerdì 26 febbraio, un'altra settimana in compagnia di Milano News e di Good Morning Milano. È sempre bello salutarvi, ma soprattutto è bello sapere di ritrovarvi qui lunedì, sempre in nostra compagnia. Grazie mille, arrivederci, a presto.